Carissimi amici tutubi, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di PK, il nemico del ragno. 13° volume del Topolino fuoriserie dedicato alle avventure di PK per l'appunto. 7° volume della gestione di Alessandro Sisti, che è subentrato dopo Roberto Gagnor. Claudio Sciarrone alle matite di questo dittico di volumi, questo è il prossimo. Il titolo è Il nemico del ragno, i colori all'interno sono di Manuel Giarolli, la copertina di Paolo Mottura. Paolo Mottura che fa un lavoro molto molto bello, che ci mostra il nostro protagonista PK al centro. Qua ci mostra la leader della Regina del Ragno d'Oro, i vari danzatori, il che ci fa ben comprendere quanto effettivamente, al netto del titolo, questo volume vada un po' a conglomerare le trame rimaste aperte in sospeso da parte di Alessandro Sisti dall'inizio della sua gestione su questo Topolino fuoriserie, quindi dal Ragno d'Oro, e sono piuttosto felice che quindi si vada a chiudere un cerchio. Quindi il mio consiglio è, se volete leggere questo volume, andate a recuperarvi tutto il ciclo di Sisti sul Topolino fuoriserie, perché dovete un pochettino rispolverarvi alcune cose, visto che qui Sisti fa un bel lavoro di cesellamento e va a chiudere il cerchio, al netto del fatto che il numero scorso mi sembrava completamente filler, e invece no. Sigla. Partiamo dall'analisi già semplicemente dei disegni di Claudio Sciarrone, che ha deciso di sperimentare ancora. Questa parte qui in, diciamo, tonalità bluastra già ci fa capire quanto abbia voluto giocare anche e soprattutto con i retini, elemento inusuale per i personaggi disneyani poco utilizzati, che qui vengono usati in realtà in maniera massiccia. In alcuni casi, come in queste prime tavole, forse in maniera un po' troppo massiccia, dando molto effetto d'ombra in alcuni punti, ma pian pianino in maniera sempre più abile e sapiente, ed effettivamente l'effetto finale mi è parso molto ben riuscito. La vicenda prende il via nel mentre che il nostro protagonista, il nostro PK, non è presente all'interno di Paperopoli, non è presente nella Duckler Tower, in virtù del fatto che è partito per la missione che abbiamo visto nel numero antecedente di questa collana. La situazione sta degenerando tantissimo. Uno ed una Voida si incontrano finalmente per la prima volta, e in tutto questo la leader del Ragno d'Oro si offre di dare una mano ai nostri protagonisti per cercare di risolvere la situazione nella quale sta versando la terra. Una situazione che vedrà il nostro protagonista, il nostro PK, tornare sulla terra e scoprire quanto in realtà la sua Paperopoli non esista più. La sua Paperopoli è stata completamente riscritta da capo, da forze di volontà più forti, e in una realtà decisamente, apparentemente più tranquilla e bonaria, nel quale sarebbe piacevole vivere probabilmente se tutti gli abitanti non fossero sotto il controllo di un'unica mente. Questo è il primo di due capitoli che ci vanno ad introdurre al finale di questo PK, e ho il timore che alcune domande rimarranno un pochettino in sospeso e che non troveranno una loro effettiva risposta e una loro conclusione. Se nel numero antecedente Sisti aveva concluso la trama degli Entomech, per quanto non mi fosse gradita troppo come risposta, comunque aveva chiuso quell'arco narrativo, in questi due numeri riuscire a risolvere la questione Xadum, Ragno d'Oro e la Setta delle Ombre, se non ricordo male, che abbiamo visto un paio di numeri fa, mi sembra che ci sia moltissima carne al fuoco. In sole 48 pagine riuscire a chiudere il tutto mi fa pensare che non sia fattibilissimo. Mi aspetto quindi che, se ovviamente la trama del Ragno d'Oro deve trovare una sua naturale conclusione e che la setta che abbiamo visto potrebbe avere un ruolo nel bene e nel male nel cercare di risolvere la situazione, non mi aspetto un finale per quanto riguarda la trama di Xadum, che qui praticamente in questo volume praticamente non c'è. Viene giustificato il fatto che non ci sia, ma mi è sembrato un po' buttata lì.
però nell'insieme il volume in senso stretto è stato estremamente piacevole, si è avuto finalmente modo di potersi dilungare, di mostrarci effettivamente questa visione distorta del mondo tramite le visioni del Ragno d'Oro in una qualche maniera e della loro leader. E mi ha messo curiosità sul dove si andrà a parare. È una storia che si prende i suoi giusti tempi narrativi, che permette a tutti quanti gli elementi di essere messi in scena, di essere assimilati nei giusti tempi al lettore, e il fatto che la storia si chiuda con un cliffhanger che demandi al prossimo numero fa semplicemente in modo tale che la storia sia una storia in più tempi e che quindi riesca a poter raccontare tante più cose. Ecco, se effettivamente il ciclo di Sisti ha avuto questo andamento di episodi conclusivi, dove però si demandava a sottotrame nei volumi successivi a quello, il fatto di chiudere con una storia in due tempi mi è parsa una scelta piuttosto azzeccata e piuttosto avvincente, e anzi, col senno di poi, probabilmente anche per dare tempo agli autori di poter giostrare al meglio il tutto, avrei preferito un andamento più di questo tipo, con storie che non si concludevano nell'arco di un singolo numero delle sole 48 pagine, ma che potessero avere uno iato di 80-96, considerando i due volumi, per potersi concludere al meglio. Sto infatti, penso di averlo già detto in passato, sia con parte del ciclo di Gagnor, ma anche con Alessandro Sisti, già semplicemente la prima storia della Danza del Ragno d'Oro avrebbe necessitato di qualche pagina in più, e avere due tempi, quindi due volumi per potersela aggiustare, secondo me sarebbe stato meglio un po' fin dall'inizio, e questo penso di averlo detto da sempre. Il volume quindi mi è risultato molto piacevole, molto allettante, non ha troppissime pagine, parliamo comunque di un 48 pagine al prezzo di copertina di 12 euro, e che speriamo riesca a col prossimo numero a dare a chiudere quante più trame possibili e a dare quel senso di compiutezza a questo arco narrativo. Sappiamo già che da questo momento in poi, conclusasi l'avventura sul Topolino fuoriserie, le avventure di PK torneranno sul Topolino in maniera sporadica, ci è stata detta, e probabilmente con storie più tipo Rinascita, che abbiamo letto due settimane fa fondamentalmente, rispetto a quando voi vedrete questo video, e che quindi avranno probabilmente quello iato lì, una settantina, un'ottantina di pagine, tutte presenti magari all'interno dello stesso numero, che sì, soverchia molto il numero stesso di Topolino, ma al tempo stesso non va a diluirsi per 4 settimane di fila. Vedremo cosa avranno in mente e vedremo come Sisti vorrà chiudere la sua storia. Indubbiamente qui Claudio Sciarrone ha fatto veramente la parte del leone. Visivamente è sempre stato molto appagante, mi è sempre piaciuto come disegnatore, ma qui ha voluto sperimentare e sperimentarsi ancora, arrivando ad un nuovo livello. Come dicevo, ha voluto fortemente giocare con i retini che in alcune parti, soprattutto nelle prime pagine, mi sono sembrati un po' massicci, mentre andando avanti nell'avventura l'uso si è fatto sempre più abile, sempre più dosato in una qualche maniera, e soprattutto a risfogliarlo la sensazione è proprio quella, quindi direi che ha imparato a giostrarli un pochettino usandoli i retini, e capisco anche che non sia una roba immediata, sono un disegnatore, so come applicare tutte quante le tecniche, tutte quante le cose, e nel momento in cui fai qualcosa di sperimentale, qualcosa di nuovo, qualcosa di mai sfruttato fino a quel momento, ci vuole anche un po' di tempo per saperlo rodare, e queste storie qui presumo abbiano un tempo di preparazione piuttosto rapido e veloce, tutto sommato, proprio per poter contenere al massimo anche i costi, quindi capisco che si sia voluto sperimentare e che effettivamente abbiano avuto poco tempo per poterlo poi effettivamente fare, ma sono contento, ecco, che l'ultima storia di PK sul fuoriserie sia ancora una storia sperimentale, perché PK è sempre stato quello, un personaggio estremamente sperimentale, e questo, il nemico del ragno, si promette di essere molto interessante
e speriamo che possa mantenere le promesse. Questo è quanto avevo da dire per voi per oggi. Il mio invito è quello di venirne a parlare qui sotto nello spazio commenti di YouTube, dove potete dirmi la vostra, se vi sia piaciuta o meno questa storia, se acquisterete questo finale sul fuoriserie oppure no, insomma continuare la discussione assieme. Io ho cercato di limitare il più possibile la trama di questo volume, proprio per non andare a rovinarvi soprattutto il secondo tempo di questo dittico di capitoli, in una qualche maniera, per non andarvi a rovinare in una qualche maniera la seconda parte di questa storia. Spero di esserci riuscito, ma di avervi messo quel pizzico di curiosità, di avervi dato quel qualcosina che magari vi farà venire voglia di acquistare questo finale se avete acquistato e letto le storie finora, oppure magari no, nel caso parliamone, discutiamone per l'appunto nello spazio commenti di YouTube qui sotto. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!